Cosa stiamo seminando e che cosa si potrà ottenere da queste piante? Allora, stiamo seminando canapa di varietà Futura, canapa certificata a basso contenuto di THC, che produrrà quindi canapa alimentare da fibra da seme per tutti gli usi conosciuti, quindi dalla cosmesi all'alimentazione, per produrre olio, per produrre filati, biocarburante, carta, veramente un sacco di applicazioni che sono infinite, infinite. Noi fino agli anni 30-40 del Novecento eravamo tra i maggiori produttori mondiali di canapa e i migliori per qualità. Che cosa è successo dopo? È successo che è stata demonizzata questa pianta, che è una pianta che ha una biomassa 4 volte più alta rispetto a una pianta ordinaria, è una pianta autodisinfestante, quindi non ha bisogno di pesticidi, non ha bisogno neanche di tanti trattamenti al terreno preventivi, quindi è una pianta molto produttiva. La cosa più importante è il risanamento dei terreni. In Italia i terreni sono stati devastati dalla chimica e quindi la canapa, a partire da qui, a partire dalla terra, è la pianta che in assoluto serve all'agricoltura in questo momento. Questa mattina sta avvenendo la prima parte della semina della cannabis e i bambini che normalmente frequentano questo posto stanno partecipando alla semina. Alla fine sono semi, è un atto creativo, un atto rivoluzionario al giorno d'oggi. E ogni piantina corrisponde il nome del bambino che l'ha seminata. Esattamente, sì, bambini, anche qualche adulto, diciamo, è più una cosa simbolica, poi ci sarà anche un terreno più ampio. Stiamo mangiando pasta con la canapa, olio di canapa, friselle di canapa. Quali sono i benefici degli alimenti appunto derivati dai In semi? particolare gli omega 3 e gli omega 6 ed è una fonte grandissima di vitamina B. Quindi queste sono le principali, i principali benefici. In realtà anche un seme è una farina molto digeribile. È una cosa che è buona, per esempio bisogna vedere se i giovani al giorno d'oggi si abitueranno per esempio a dormire in un letto con le lenzuole di canapa, Ma adesso. ma è gradevole, perché se senti un po' rustico, no? Ma quando sei lì che senti male che ti prudi un po', fai così, un beneficio, oh che piacere, proprio una Una roba che no, soddisfazione. no, no, è una soddisfazione, poi tutte altre cose, si possono fare le cose. Poi anche per mangiare, io allora non ho mai sentito che si mangiavano i semi di canapa, per esempio. Invece sono buonissimi. Non è di, non lo sento. Adesso hanno trovato che si chiama. Vabbè, vengono avanti.